Benedizione degli oggetti sacri, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, dal quale per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine provengono tutti i beni. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, rallegratevi nel Signore sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Dio onnipotente ed eterno, tu hai sottomesso agli uomini tutto il creato, perché compiano opere di carità vicendevole. Ascolta, benigno, le nostre preghiere che invocano la tua benedizione su tutti coloro che si serviranno di questi oggetti, possano riconoscerti sempre come sommo bene ed arricchire i fratelli con amore sincero. Per Cristo nostro Signore. Tutti i vostri oggetti sacri benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Molicemo za zdravlje duše i tijela. Guarigione. Gospodine. Signore. Svakoga života. Sei fonte. Ti si izvor ljubavi. Sei fonte d'amore, di bontà. Zato te molim. Perciò io ti prego di tuo amore. Avvolgi il mio cuore. Tua grazia purifica i miei pensieri. Che io voglio essere nella tua presenza, Signore. Sentire tuo amore. Solo nella tua presenza. Io riconosco tutte le mie debolezze e le mie omissioni. Perciò ti prego, dammi forza poter rimanere nella tua presenza. Così confrontarmi con tutto quello che ho nel mio cuore. Signore, sei tu mia consolazione, sei tu mia speranza.
Gospodine, Signore, da ti sve, adesso voglio darti tutto, i miei problemi, i miei peccati, sofferenze, è così poco chiaro. Io non riesco a portarli da solo, ho bisogno di tuo aiuto, Signore. La tua forza distrugge tutto quello che è peccato nella mia vita. Guarisce tutto quello che causa peccato nel mio cuore. Signore, donami forza finché io possa confrontarmi con i problemi di mia vita, poter superare tutto quello che incontro nel mio quotidiano. Signore, aiutami a superare tutto questo, ma non con le mie forze, ma con la forza che viene dall'incontro con te. Signore, toccami. Entra nella mia vita, entra nel mio cuore, affinché il mio cuore sia luogo dell'incontro con te, e questo incontro sia fonte d'amore verso il prossimo che incontro nella mia vita. Signore, adesso quando io sento tua presenza, voglio dire a me stesso che io sono un figlio che è amato da te, che sono un figlio amato dal Signore, che io valgo, ho valore nei tuoi occhi, che tu mi ami, che tu mi curi, che tu mi proteggi e che tu mi ami, che tu non mi abbandoni mai. Signore, com'è bello sentire tua presenza nella mia vita. Aiutami a credere che la tua onnipotenza può essere l'onnipotenza della mia vita. E se tutto il mondo fosse contro di me, e se tutto potesse andare per le vie storte, ma Signore, se tu sei nella mia vita, per me è sufficiente, perché questa è fonte di felicità, fonte di forza e di speranza. Signore, aiutami a credere che tu veramente vuoi essere presente e che io devo aprire la porta del mio cuore a te. Perciò adesso, in questo momento, io voglio abbandonarmi a te. Signore, io mi abbandono a te. Signore, io voglio essere tuo figlio. Ciò ti prego, aiutami
a poter abbandonarmi, di poter abbandonarmi a te. Tutti voi presenti qui, le vostre famiglie, tutti coloro per chi stasera avete pregato, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.